Ciao amiche e amici di Televid Italia, oggi siamo qui a Bochum al Zelt Festival Ruhr insieme a Marco Mengoni. A Bochum, dove c'è un mare meraviglioso come potete vedere, siamo proprio in spiaggia noi. Come va? Tutto bene, tu? Bene, bene, bene. No, stavo dicendo prima che mi aspettavo meno gradi qui in Germania, perché torniamo a prendere un po' di fresco dato che in Italia fa tanto caldo, e invece ci hanno accolto con un sole meraviglioso. Potevamo accogliere meglio Marco Mengoni e lui ci ha portato il mare, ragazzi, vedete? Per forza, devo portare un po', non so, un secchio tipo con dell'acqua. No, sì, però tutto a posto. Beh, abbiamo alcune settimane fa fatto un'intervista telefonicamente a Marco e oggi invece lo incontriamo personalmente. Live. Poi dopo canterà anche live. In tutti i sensi, live. Sì, sì. Marco, dopo questo viaggio di nuove esperienze all'estero, dove sei stato ospite nei più prestigiosi festival open air, ricordiamo il 21 di luglio sei stato a Zurigo, il 13 agosto a Zofingen e questa sera ultima tappa qui a Bochum. Come è stato questo viaggio, questa esperienza per te? Ma questo viaggio sicuramente è partito un po' da dicembre dell'anno scorso, perché abbiamo iniziato il tour europeo, è il mio primo tour europeo in verità. Avevamo fatto delle date diciamo un po' sparse all'inizio, però poi abbiamo deciso, ovviamente data l'accoglienza dell'Europa e la richiesta, di fare delle date in Europa. E devo dire che forse, non me ne vogliono gli altri, però forse le date tedesche sono state le più, boh, non so, c'era una carica diversa, emotiva diversa, e mi ricordo proprio esattamente la data di Colonia, che è qui vicino, che sta meravigliosa, era una cosa proprio, io non me l'aspettavo, sono salito sul palco, a parte l'affluenza delle persone che arrivavano quasi fino a fuori al posto dove eravamo a fare il concerto, però c'era proprio un'energia incredibile. E devo dire che già dal primo tour, quindi dal primo tour europeo, era già comunque una cosa molto positiva. Siamo tornati carichissimi. Adesso queste tre date hanno un po' riconfermato un po' quello che abbiamo seminato, che abbiamo iniziato a seminare, perché siamo solo all'inizio. Ti sei fatto conoscere all'estero e stai avendo un grande successo? Ci proviamo, pian piano, è come un po' un ricominciare da capo, no? Quello che hai fatto ovviamente in Italia 8 anni fa, lo rifai all'estero, anche se mi sembra che l'estero abbia un feedback ancora più veloce dell'Italia, quindi molto bene. Beh, parlando dell'Italia, ieri hai ricevuto il tuo 39esimo platino alla carriera e il tuo 24esimo dell'ultimo progetto, sai che è stato certificato doppio disco di platino dalla FIMI. Sei soddisfatto, felice? No. No? Certo che sì, certo che sì, ovviamente sono soddisfatto, ma più che altro non so, non mi autocomplimento, più che altro faccio i complimenti a quelli che hanno poi permesso questo, cioè le persone che poi giorno dopo giorno, anno dopo anno e dopo 8 anni sono ancora lì e ci credono e credono nella mia musica e ascoltano ancora la mia musica, quindi devo dire grazie all'esercito e ai miei fan per questi platini. Posso dire una cosa? Io sono una di queste, anche se oggi ho l'onore di fare l'intervista, ma io sono una di queste. Grazie. Ti segue dall'inizio. Adesso io divento rossa, sono qua. No, divento rossa io, no Marco, dai. Allora, questa sera anche qui al Zelt Festival presenterai il tuo ultimo lavoro discografico, On The Sound Remix. Beh, che dire, in Italia è stato certificato già disco d'oro e all'estero ha ottenuto il maggior numero di streaming. Ti aspettavi da questo brano tutto questo successo? No, siamo molto difatti contenti e stupiti, perché questo brano in verità era nato solamente per l'Europa, diciamo, tra virgolette. E poi abbiamo deciso, dato che ovviamente la tecnologia tanto aiuta tutti, quindi arrivava comunque in Italia, sarebbe arrivata in Italia, di poi farlo uscire anche in Italia, quindi il risultato non aspettato per l'Italia è sicuramente il risultato non aspettato per l'Europa e quindi per la Germania. Che dire, io non so più. Questo brano, posso testimoniarlo io, all'estero ha portato una freschezza. L'estate, quando è uscito, l'estate.
bene. Era quello che volevamo, ovviamente, avere, il feedback. Anche se ci siamo tenuti anche un po' stretti, devo dire grazie anche ai due ragazzi, ai due DJ che hanno permesso questo, che sono i Sondre, che poi suonano e hanno suonato in questi tre festival con me. Ci ho tenuto tantissimo ad averli, perché ovviamente hanno aggiunto quella punta di freschezza che tu dicevi a un pezzo che era ovviamente già uscito, che però ha preso una vita e una strada diversa. Marco, l'ultima volta ci avevi raccontato che avresti voluto fare più date all'estero. Si è mosso qualcosa dall'ultima volta? Ci stanno già dei progetti in corso? Allora, ci sono dei progetti in corso per quanto riguarda il pensare, cominciare a pensare al nuovo disco. Quindi finché non uscirà il nuovo disco, queste forse sono le ultime date che abbiamo fatto per poi aspettare un po' un fermo e poi riuscire con un nuovo progetto. Devo dire che sono un po' a rilento con le idee e sto viaggiando moltissimo per prendere più input possibili e quindi per capire che strada prendere per il prossimo album. Io spero che il prossimo album esca ovviamente in contemporanea, non in ritardo, cioè ma esca sia in Italia che nei paesi ovviamente che abbiamo toccato con il tour, e che si faccia un tour ovviamente già da subito lungo. Speriamo, quindi, anche noi, perché anche noi ti seguiremo. Noi ti seguiremo, a voi vi informeremo di tutte le date di Marco. Esatto, perché se non ci sono loro io non arrivo da No. Non posso. Marco, ho due domande. Queste sono due domande dei tuoi fan. Okay. Chiedono: hai fatto un duetto con Mandy che è Grace Capristo? Sì. Rifaresti un altro duetto con un'altra ragazza cantante? Ma mi devo informare bene su quello che si sta muovendo sicuramente in Europa, però vedo delle belle uscite, quindi perché no? Cioè, ho iniziato a fare delle collaborazioni dall'estero, io non ho quasi mai collaborato in Italia, ho solamente fatto un duetto con... Dio per me, con Lucio Dalla e con Mary Louise, e era l'unico duetto che ho fatto in Italia, e ho iniziato a fare subito quindi collaborazioni con l'estero, che mi sono piaciute, sono state molto positive e ognuna di esse hanno apportato comunque qualcosa, quindi perché no? Sì. Però prima devo pensare al disco, poi pensiamo, magari, o magari nel frattempo si scrive qualcosa con qualcuno, con qualche artista all'estero. Hai capito, Giuseppe? Era Giuseppe che faceva questa domanda. Giuseppe, è così, aspettiamo un attimo, qualcosa si sta muovendo, però non parlo. È come i primi tre mesi non di. È i primi tre mesi, diciamo che quando una ragazza è incinta. E non lo i primi dice. Tre mesi non si dice. Quindi aspettiamo un po'. Okay. E noi siamo qui. Marco, la seconda è: perché hai un semaforo a casa? Sai che non la sapevo sta cosa. No, non ho un semaforo a casa, ho un semaforo nel mio studio di registrazione, che di solito negli studi di registrazione c'è on air o si accende una luce rossa per far capire che dentro stanno registrando. Io ho il semaforo, quindi se è rosso non puoi entrare perché stiamo registrando, se è verde puoi entrare, se è arancione vuol dire che mi girano le scatole, quindi forse è meglio che non entri. Cioè a tuo... Vedi, adesso abbiamo capito. È così. Allora Marco, grazie di averci concesso di nuovo questa intervista, che per me è stato veramente non solo lavorativamente ma anche privatamente un sogno che si è svelato. Posso che ci sei tu che dai le news? Cioè, le posso dare tutte le tue news. Ok, perfetto. No, perché magari almeno siamo in tanti, facciamo tipo le torrette, tipo satelliti ovunque. Grazie di nuovo Marco, in bocca al lupo per questa sera e per il tuo futuro. Noi ti seguiremo. Mi fai un ultimo saluto a tutti gli italiani all'estero che seguono Televid Italia? Beh, Televid Italia dovete seguirla e continuare a seguirla, perché ovviamente ci siamo stati anche noi, vi abbiamo portato in mare, vi abbiamo portato in Germania, vi abbiamo portato ovunque, e sicuramente lei darà delle news pazzesche non solo su me ma su tanti altri, e quindi io mando un bacio a tutti gli ascoltatori e ai guardatori, come si dice, i videotori, i telespettatori. Ciao a tutti, ciao ragazzi.